Spazi urbani più accessibili ed interventi destinati ad incidere positivamente sulla qualità di vita di bambini, anziani o persone con disabilità motoria. Su impulso dell'assessorato all'urbanistica, il Comune di Napoli ha siglato un protocollo d'intesa con gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri e costruttori edili per sperimentare interventi pilota che valorizzino la sicurezza e la fruibilità di aree e siti culturali di interesse strategico, in particolare del centro antico. Tutti gli attori fondamentali, protagonisti della progettazione degli spazi pubblici, degli edifici, del restauro della città, della sua riqualificazione sono stati uniti da questo comune obiettivo: rendere Napoli finalmente una città accessibile e fruibile a tutti, specialmente alle persone con bisogni speciali, vale a dire disabili, anziani e bambini, e che sia anche un obiettivo soprattutto turistico e quindi un investimento che produca anche il suo proprio ampliamento e sostentamento negli anni. Diffondere una cultura che ad oggi non ha avuto sufficiente spazio, diciamo, anche nella mentalità degli operatori, per appunto aprire la città a chiunque, a tutti. È un'attività che si svolgerà sia in termini di controllo sulle attività di trasformazione edilizia, sia anche di informazione, di divulgazione delle norme che disciplinano un settore che spesso sono violate. Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche prevede la realizzazione di un centro di ricerca operativa che coinvolge studenti di ingegneria e architettura, giovani professionisti, ma anche aziende ed imprese che lavorano alla sperimentazione di soluzioni sostenibili in aree inserite nel programma integrato urbano. Il concetto proprio di una città vissuta da tutti. Cominciamo dal centro storico, da Via dei Tribunali, per allargarci poi in tutta la città. È un passaggio importante che segue una delibera molto importante che il Comune ha approvato qualche settimana fa sui diversamente abili. È un protocollo che va nell'attuazione dell'articolo 3 della Costituzione Repubblicana. L'uguaglianza dei cittadini in fatti concreti e l'accessibilità dello spazio urbano è un fatto concreto, ed è bello che questo risultato concreto venga conseguito insieme da istituzioni pubbliche e associazioni.